Benvenuti in Kiwi! Bella raga, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Video velocissimo perché non era in programma, non era in programma questo video. Infatti, come potete vedere dalla maglietta e come potete aver visto anche dall'inizio del video, andiamo a vedere cosa c'è oggi a Roma, a Ponte Milvio, perché ho saputo poco fa che a Ponte Milvio ci sta la Fiesta de Papel, cioè sarebbe una festa per festeggiare la fine di tutta la serie della Casa di Carta, tra cui ci saranno per la precisione tre degli attori della Casa di Carta, che sarebbero Berlino, Manila e Arturito. Oh, vediamo se riuscirò ad avere qualche foto insieme a uno di questi attori. Lo spero. Spero che non ci sia tanta gente, ma secondo me ci sarà un botto di gente. Però, vabbè, vediamo cosa accadrà. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere perché, ripeto, sto video era fuori programma. Doveva uscire un altro video oggi, però uscirà questo qui. E dato che sta uscendo questo video, andiamo subito a Ponte Milvio. Prima di andare a Ponte Milvio, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, mettere like, tutte le cose che fate sempre o non fate. Stavolta, almeno, per favore, fatelo. Va bene, ragazzi? Dai, raga, che almeno se vediamo gli ultimi attimi della Casa di Carta con alcuni dei protagonisti. Vediamo oggi cosa ci sarà a Ponte Milvio, alla Fiesta de Papel. Andiamo, andiamo. Niente raga, qua a Ponte Milvio c'è sta la Fiesta de Papel e qua c'è sta pure o professore c'è sta. Dai raga, a Ponte Milvio raga, a Ponte Milvio. E niente raga, siamo dentro all'evento della Casa de Papel a Ponte Milvio. Salutaci. Dai. E qua ci stanno pure a riprendere la telecamera. Saluta cameraman. Ah, con la frittata. La frittata, bello. Frittata c'è. Frittata c'è. Altro. Adesso no. Frittata. Eccolo qua, sì. Vegetali c'è, digitali. Eccolo. Oh, è pure la sangria, damo. In the morning and in the afternoon. Che ne pensi di sta serata qua così all'improvviso a Ponte Milvio? Che ne pensi, ci? È una figata. È una figata? Per te, professore? Niente ragazzi, stanno per arrivare gli attori. Chi è che c'è sta, ha detto? Berlino, Manila, Arturito e forse Tokyo, forse, non si sa, ne ma vede tra poco. Eccoli raga, manca poco, stanno arrivando proprio da qua, stanno arrivando.
Niente raga, per fa una foto con Berlino e un autografo, abbiamo fatto la guerra raga, mo. E che? Mo spero di riuscire a fare gli altri autografi con gli altri due, sì, la famo. Eccomi qua, eccoci di nuovo nella grotta. Dopo aver visto questa bella serata che si è fatta alla Fiesta de Papella a Ponte Milvio con gli attori, avete visto che sono riuscito a farmi solo la foto con Berlino e l'autografo de Berlino, che ora vi farò vedere più in precisione. E alcune foto così al volo con gli altri due sono riuscito, però vabbè, capita. Come avete visto c'era un botto di gente, raga, stava proprio il casino proprio. Vabbè, però ora vi faccio vedere il bottino di questa serata inaspettata. Ho fatto la rima. Questa serata inaspettata. Andiamo a vedere. Questa è la bag che mi hanno dato all'inizio e poi piano piano l'ho riempita. Ok, ragazzi, andiamo a vedere. Per prima cosa, il cuscino. Oh, il primo gadget della serata è stato il cuscino, ragazzi, è fantastico. E voglio ringraziare Netflix innanzitutto per questa magnifica serata che ci hai fatto passare. Sono passate tipo 2-3 ore e quindi ci siamo divertiti un po'. Ho incontrato anche un po' di amici così in giro che non sapevo di incontrare. Le cose migliori capitano senza che tu lo sai, senza che lo sai, tac, è capitano le cose. Quindi dicevamo, primo gadget della serata, il cuscino della Casa de Papel, bellissimo, con la scritta Netflix, ma fantastico, e lo mettiamo qua. Poi secondo gadget, io, ci stanno dei gadget, raga, fantastici, che proprio dico alla fine vi tengo gli ultimi due, che sono proprio delle chicche. Che poi secondo gadget è la borsa, la sacca della Casa de Papel, sempre come al cuscino, disegno della testa, la faccia di Netflix, fantastica. Poi terzo gadget sono questi qua, dei semplici portachiavi, butti via, però sono belli, portachiavi, non so se si vedono, ah, dei belli portachiavi, meglio di niente, mi piacciono. Promossi. Poi quarto gadget, gli adesivi della Casa di Carta. Andiamo, mettiamoli al verso giusto, mettiamoli così. Oh, sono gli adesivi, sono riuscito a piatti solo sti adesivi, meglio di niente, raga, che vuoi, belli gli adesivi, mi piacciono pure gli adesivi. Poi quinto gadget, state sentendo già il rumore. Quinto gadget, ragazzi, i soldi che hanno stampato da Casa di Carta, raga. I soldi così sono falsi, raga, sono stampati, non è che li davano per davvero, magari, però vabbè. E ci metteva la benzina alla macchina, però no, non si può fare perché sono finti, anche perché dietro c'è pure scritto facsimile, quindi raga, non si può scappare.
quindi, però sono carini, hanno dato un metro per ricordo, mi attacco al frigorifero, metro per ricordo, così i soldi da casa di carta, buoni, mo, mi piacciono. Poi ragazzi, sono indeciso per quale farvi vedere prima, vi faccio vedere l'autografo di Berlino, raga, è stata una lotta dura, tipo Vietnam era, tipo mi vedevo proprio la gente così che spingeva, faceva, ho dovuto parlare in spagnolo con quello, vie qua, gli ho detto, vie qua, proprio in spagnolo, proprio testuali parole in spagnolo, vie qua, si è girato, mi ha fatto l'autografo, ed eccolo qua, rato, sua banconota da 100 euro, mica cazzi, raga, l'autografo De Berlino, si vede, ragazzi, si vede, spero che l'abbia messa a fuoco, l'autografo De Berlino, questo, raga, è proprio da mettere proprio una cornice, lo mettiamolo qua, e raga, per ultimo, raga, il pezzo forte, la cosa che tutti volevano, ma solo pochi, giusto due o tre, sono riuscite ad avere. Come non vi dico, fatevi i cazzi vostri, sono riuscito ad averlo, raga. Rullo di tamburi, se riesco a trovarlo su internet, il rullo di tamburi, se lo sentite, io l'ho fatta. Rullo di tamburi, olè, ragazzi, il lingotto della casa de papel, fantastico. Fine gold, fine, vedi? Fine, la fine della casa di carta. Ma buono, ovviamente è finto, raga, è plastica. Però, raga, è fighissimo. Questo qua, autografo di Berlino, raga, non si batte. La serata top, raga. Proprio fantastica. Fantastica serata. E quindi ringraziamo Netflix per averci fatto passare questa magnifica e stupenda serata. Grazie Netflix, grazie mille, grazie anche a te Berlino che mi hai fatto l'autografo, grazie caro, e grazie anche a voi che ora vi siete iscritti al canale, eh? Quindi ragazzi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, che sarebbe il video che sarebbe dovuto uscire oggi, ma uscirà la prossima volta, quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, namo su, che ho fatto portare per Berlino i cosi, a fiesta di carta gli ho fatto fa, e namo su, e namo.